guerre, dolore, sofferenze e frenesia, ma anche subdoli volti al dominio tramite loro giochi loschi. Sono queste le prime immagini del videoclip del Vecchio Mondo e quel che resta, l'ultimo singolo del cantautore fanese Marco Sanchioni, che iniziò a scrivere questo brano tanti anni fa. Con l'indignazione facile per chi tiene i piedi al caldo, tante le parole, pochi fatti, cuori messi al saldo. La canzone però incorpora anche un messaggio di speranza, si passa infatti ai sorrisi, ai bimbi che corrono e alle coppie che si amano, perché l'amore, magari nel silenzio e senza troppa visibilità, tra le righe di un mondo cinico e violento, vince sempre. Marco, com'è nato esattamente questo brano? Dunque, la nascita di un brano è sempre una cosa misteriosa, diciamo così. Però risale a tanti anni fa, 20, forse anche 25, fine del secolo scorso, qualcosa del genere, e quando io feci questa bozza di canzone, che poi è andata persa, ma il ritornello mi è sempre rimasto in mente. Poi il ritornello in realtà ha uno sviluppo dentro la canzone che si rivela per ben tre volte con parole diverse, differenti. E quindi avevo queste parti, queste strofe che erano vuote, queste parti musicali che erano senza parole, perché le parole quelle lì non me le ricordavo più. E durante gli ultimi anni, diciamo, per quello che è successo, ho avuto l'ispirazione di riempire quella parte con quello che stava accadendo, e osservando quello che stava accadendo, quello che stavamo tutti vivendo. E così è nata la canzone e sono molto contento di averla inserita in questo ultimo mio album. Che si intitola? La riscossa del cuore. Quindi anche lì troveremo altri brani, l'album è già uscito, quindi... Sì, è uscito ormai da tempo, nel gennaio del 2022. Vabbè, comunque è recente, ci sono tanti brani anche lì da poter ascoltare. Ora cosa pensi, quali sono i tuoi progetti? Ma dunque, io a casa scrivo sempre e quando sono ispirato butto giù idee musicali, scrivo frasi, me le registro sul cellulare, quindi dopodiché prendo tutto quanto, metto assieme e vediamo un po' cosa accade, mi dicono. E già ho scritto canzoni nuove, una è stata di recente pubblicata su una compilation e oltre a quella canzone ne ho altre già pronte, quindi il mio progetto principale è quello di fare un altro album il prima possibile. Poi seguo molto l'ispirazione, io quando mi va lo faccio, poi se non mi va mi ritiro un po' e penso ad altro. Ma il canto e questa passione per la musica da quanto tempo fanno parte della tua vita? Io da bambino. Mi da sempre? Sempre, da bambino canto, compravo piccoli vinili, no? I 7 pollici all'epoca, col mangiadischi. Dunque è un amore che non finirà mai? Penso di no, diciamo che me lo porto sempre dentro, anche se ecco, non è che me lo vivo pienamente tutti i giorni, perché poi penso anche ad altro, cioè la vita è fatta di tante cose. Anche per le giuste ispirazioni, immagino. Certo, assolutamente, perché poi dopo tutto, a volte, non sempre, insomma, me lo ritrovo nelle frasi che scrivo, nelle canzoni che scrivo, nelle musiche che scrivo e negli arrangiamenti che poi riporto nelle canzoni, sì. C'è qualche frase in particolare che ti piace o che ti colpisce di più di questa canzone? Ma guarda, in particolare non saprei. Sicuramente il ritornello, siccome in questi anni me lo sono cantato tante volte in testa, però alla fine non quagliavo mai questa canzone, no? Ne ho scritte altre, perché poi alla fine ho anche pubblicato altri CD, altri album, però questa canzone rimaneva sempre in testa e non sapevo come concluderla. Poi ecco, ho avuto l'ispirazione, come ho detto, in questi ultimi anni, però ecco, il ritornello, perché un'anima mi credi, perché poco mi è rimasto, per fuggire correndo da un rumore, da un contrasto. Ecco, questa così è una cosa che me la sono sempre cantata, allora voglio sottolineare proprio quella frase lì perché mi è rimasta impressa, appunto. Perché un'anima mi chiedi, perché poco mi è rimasto, per fuggire correndo.